Siamo con Michele Giordano, figlio d'arte di Bruno Giordano del Tempio Shaolin, un ragazzo d'oro, un ragazzo umile e modesto, soprattutto un atleta preparatissimo e pluripremiato. Ecco sotto con le domande, ti do del tu. Michele, allora, che cosa è per te lo sport in generale e la tua specialità? Cosa provi prima e poi dopo una prestazione sportiva? Beh, sicuramente a me lo sport ha dato tanto, l'arte marziale soprattutto, essendo un'arte marziale asiatica, quindi come il Kung Fu mi ha dato sia lo spirito, ecco, di voler combattere sempre, a parte di gareggiare, proprio una filosofia di vita, ecco. Poi la gara in sé per sé ti dà sempre uno stimolo maggiore, oltre che il migliorare, anche perché comunque ti confronti con altri paesi, altri ragazzi, sono altre storie di vita, ecco. Comunque a fare una gara è normale che l'adrenalina ti porta sempre ad avere un po' di paura, ecco, però noi cerchiamo sempre di affrontarla nel miglior dei modi. Comunque è normale che se un atleta è preparato in allenamento, sicuramente in gara si va un po' più convinti, ecco. Poi alla fine, dopo ogni gara, è normale che ci siano sia le cose positive e cose negative. Noi cerchiamo sempre, ecco, di apprendere se ci sono stati dei piccoli errori e poi non cercare di non fare più durante le gare. Anche un'altra cultura, diciamo, oltre allo sport, con cui tu vieni in contatto con tanti ragazzi della tua età o di altre età. Beh, sicuramente sia a livello estero ma anche qui nel comune di Baronissi, non male che noi viviamo in un momento in cui comunque lo sport in generale fa sicuramente bene, ma oltre per il fisico anche soprattutto per eliminare tutti i problemi che ci sono oggi dalla strada oppure dei giovani. Soprattutto poi a livello internazionale, quando ci confrontiamo con ragazzi che vengono a pensare da paesi come Israele, no, o come altre zone che comunque sono paesi un po' più in conflitto, quindi hanno più bisogno d'aiuto, e vedere ragazzi che si confrontano naturalmente, perché comunque lo sport deve essere anche aggregazione. Pensare solo che Iran e America o Italia, ecco, alle gare noi parliamo tranquillamente, non abbiamo nessun problema né di terrorismo né di altro genere, quindi è questo lo sport, è quello che davvero fa bene. Quindi il versante sociale e soprattutto, diciamo, di impegno giovanile. Sì, sì, assolutamente, ho detto, per noi fare le gare è un momento di aggregazione, è normale che conosci nuova gente, migliori, perché comunque quando vedi altri ragazzi che allenarsi riesci sempre a capire qualcosa, ecco, che cerca di darti un pizzico di aiuto in più. Ho detto, poi c'è la motivazione comunque che tu coltivi amicizie con altri paesi, impari la lingua, comunque che l'inglese è fondamentale, quindi poi come me che sono stato molte volte in Cina ad allenarmi è stata una passione ancora maggiore, perché coltivavo sia l'aspetto marziale ma anche comunque vivere con una cultura diversa che comunque è molto lontana dalla nostra. Quindi anche uno scambio, un'interrelazione sociale, culturale. Sì, sì, sicuramente, io ho avuto la fortuna di essere stato 12 volte in Cina. L'anno scorso sono stato per giusto un mese per le Olimpiadi Giovanili e ho avuto modo di conoscere il presidente del CIO Thomas Bach durante le Olimpiadi Giovanili. Abbiamo avuto un'esibizione, eravamo 10 atleti provenienti da tutto il mondo, quindi essere, far parte di questo gruppo così piccolo, ecco, e cercare di far capire alla gente che cos'è davvero il Wushu, cercare di fargli provare, è stata una cosa molto bella, ecco. E passiamo alla parte più o meno tecnica. Tu quanto tempo ti alleni? Quanto dedichi al tuo sport nella giornata, in settimana? Beh, durante il periodo in Italia più o meno ci alleniamo dalle 3-4 ore al giorno, giusto una volta al giorno, ecco, con la domenica di riposo. Poi è normale che man mano che si avvicinano gli eventi più importanti, come quest'anno comunque ci saranno i campionati mondiali in Indonesia a novembre, è normale che noi il periodo estivo andremo sicuramente in Cina un paio di mesi e lì gli allenamenti si raddoppieranno, quindi saranno sia mattina che pomeriggio. Però noi siamo pronti a questo, ecco. Una vita comunque molto sacrificata. Cosa della tua vita, diciamo, dell'amicizia con i ragazzi vuoi ricordare? Hai una fidanzata? Lo sport ti impegna? No, sicuramente, ecco, lo sport impegna a tempo pieno, però è una passione che comunque deriva dal mio cuore. Io lo faccio con la passione di tutti i giorni, insegno sia ai bambini piccolissimi che ai grandi, quindi è questo quello che voglio fare, non male. Poi c'è la motivante, ho detto che quando facciamo le gare si viaggia spesso, questa è una delle cose più belle, ecco, perché comunque oltre a che relazioni con altra gente tu riesci a vedere posti nuovi, e viaggiare per me è davvero una bella cosa. E poi ne colgo l'occasione comunque, perché a venerdì partirò per la Norvegia, quindi sarà un altro viaggio molto emozionante. Consiglieresti i sacrifici che la tua carriera impone anche ai tuoi amici e perché? Beh, assolutamente, perché comunque, come ho detto prima, lo sport ti dà una marcia in più, sia proprio dal punto di vista marziale, ma proprio dal punto di vista anche lavorativamente parlando, perché comunque lo sport ti impone, l'arte marziale ti impone a gareggiare, ti impone a migliorare sempre, ecco. Quindi fare arti marziali e fare uno sport non deve essere forse un sacrificio, ecco, perché se si fa con la passione niente è sacrificio.
anche se è uno sport minore, diciamo. Quanto contano poi le soddisfazioni sia morali ma anche eventualmente economiche nella tua performance sportiva? Beh, sicuramente, come detto, essendo uno sport minore, non abbiamo il supporto della Federazione Italiana Wushu Kung Fu, la FIVUC, che comunque ci supporta durante le gare come europee, come mondiali e internazionali. Per normale che poi finisce lì, ecco, oltre all'albergo e all'aereo, tutto il resto noi qui ci alleniamo perché comunque abbiamo una palestra, cerchiamo di motivare i bambini e i ragazzi a fare del Kung Fu una scelta di vita, ecco, e questa è la cosa più bella. L'ultima domanda, che rapporto hai con il tuo pigmaliore, tuo padre, nonché tuo maestro Bruno? Beh, sicuramente facendo Kung Fu da piccolo è normale che sono stato allevato con una motivazione in più, ecco, normale, io cerco di fare sempre il meglio e dimostrare che posso migliorare, normale, cerco di seguire le sue orme nel modo migliore. Grazie.